cura contesta denaro sottratto per acquisti tipo orologi di marca, no. Quindi voi negate che ci sia. No, non ci contesta questo. Non contesta questo. Il capo di imputazione è stato qui, e questo lo dovete chiedere a chi ha pubblicato questa cosa. La procura ci contesta questo, quindi se volete leggere ve lo posso leggere dal primo punto all'ultimo punto, quindi io rispondo su quello che mi viene contestato. Neanche con le 37 carte di credito è mai stato acquistato. Ma le carte? Assolutamente no. Le 37 carte di credito erano le disponibilità dei segretari confederali, quindi non. 338.000 euro che mi hanno speso. 338.000 euro. In 4 anni sono rimborsi spese per attività sindacale. Bonifici per almeno 216.888,7 a favore del proprio concorrente connotato dal numero TOT. Effettuando bonifici per almeno 38.425 a favore di un conto corrente intestato alla moglie Lepore Patrizia, effettuando ripetute ricariche a favore di una serie di 37 carte prepagate che venivano utilizzate in parte da lui e in parte da terzi non ancora identificati per complessivo importo di euro 338.150 in Roma dal 2010 ad oggi. Segretario, ma perché non ha aperto un altro conto e ha fatto accreditare il pensiero? Io alla mia famiglia do tutto, ve l'ho spiegato, quindi non ho bisogno di spiegarvi perché aprire un altro conto. Io da quando lavoro anche in Fiat i miei soldi sono andati sempre a finire sul conto corrente di mia moglie. Non vedo perché dovevo cambiare questo stato di cose quando sono diventato segretario generale. Però diciamo è una cosa abbastanza anomala in genere. Sa quante persone accreditano i soldi sul proprio sul conto corrente della moglie o la moglie sul conto corrente del marito? Perché è anomalo? Chi lo dice questo? Perché è indagato? Ma io sono contento, è un atto dovuto. La Banca d'Italia ha fatto una serie di segnalazioni rispetto, per essere precisi, alle 37 carte di credito. E ha fatto bene il pubblico ministero ad agire subito per chiarire se quei soldi effettivamente siano andati spesi per attività sindacale o siano andati a finire nelle tasche del segretario generale. Io mi sono recato presso il magistrato per poterci parlare, per spiegare. Il magistrato mi ha detto è una semplice ipotesi di reato, nata non da una denuncia di qualche iscritto alla UGL, attenzione, ma in base a delle incongruenze della Banca d'Italia. Vediamo i documenti e dopo Pasqua ci sentiamo. Personalmente io mi ero preoccupato di una semplice cosa. C'è qualche denuncia di un nostro iscritto, io devo rispondere all'iscritto. Quando mi sono trovato di fronte che non c'era denuncia di nessun iscritto, ma a un'incongruenza da parte della Banca d'Italia, personalmente in quel momento sono stato molto felice, perché significa che quando presentiamo i nostri rendiconti, non dovremmo neanche farlo, nei nostri consigli nazionali, per essere approvati, dove c'è scritto le voci di quello che spende il segretario generale, spendono tutti, è stato sempre approvato all'unanimità.